La politica intervenga prima che sia troppo tardi. A lanciare questo appello è Carlo Vitali, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Ragusa, preoccupato dalla situazione che si registra anche in area Eblea e che per il presidente va affrontato con estrema urgenza. Riguarda tutti gli ambiti, dai medici di medicina generale ai pediatri, dagli ospedalieri ai medici del territorio. Le criticità maggiori per la carenza di personale si registrano comunque anche in area Eblea nell'emergenza urgenza. Quello della carenza dei medici, afferma Vitali, è un problema ormai noto e diffuso, ma la provincia di Ragusa in questo senso rischia di diventare maglia nera. La politica a vario livello, afferma Vitali, può e deve fare qualcosa, intanto prevedere una copertura legale per chi opera in prima linea e in secondo dare degli incentivi ai quei medici che scelgono di operare nei reparti di emergenza urgenza. La situazione è più grave di quanto si possa immaginare e lo è ancora di più in provincia di Ragusa e quindi è arrivata l'ora di intervenire anche a livello politico, aziendale e con strategie economiche e contrattuali che incentivino i medici garantendo stabilità e sicurezza economica e professionale. Una delle conseguenze della carenza di personale, ricorda ancora il presidente, è data dal fatto che i medici in prima linea sono quindi pochi e costretti a turni estenuanti ed esposti a continue denunce. Ed è per questo motivo, prosegue Vitali, che i bandi vanno quasi del tutto disertati, con il risultato che i professionisti sono allo stremo e di conseguenza ciò si ripercuote per l'utente finale. L'ordine, conclude Carlo Vitali, farà la propria parte dando il proprio contributo in termini di idee e pareri. Sarebbe auspicabile innanzitutto l'istituzione di un tavolo tecnico per aprire un confronto sulla questione ed arrivare in tempi brevi ad una soluzione.